una voce. La via della conoscenza attraverso Attilio Masiero a cura di VB, una voce. Anche nel percorso interiore avete eretto una contrapposizione, cioè una grande rappresentazione che vede da una parte la mente, artefice dell'io, e dall'altra voi che vi ergete come paladini della sconfitta dell'io. Vale a dire che continuate a rappresentarvi dentro una lotta fra bene e male, cercando di infondere forza, mista a fatica, al continuo tentativo di dare una spinta contro un avversario che non è esterno alla spinta. Ed anche quando la via della conoscenza vi mostra i trabocchetti della mente, dicendovi che mente, cioè che vi rimanda il contrario di ciò che è o che occulta la realtà, o che vi porta sempre nel già noto, nascondendovi il non noto. Voi attribuite alla mente un'attività tipica dell'uomo che è il presupporre e fare scelte in base a strategie, attribuendole anche la possibilità di articolare se stessa secondo un'intelligenza che vi inganna e vi tira nascostamente dei tranelli e quindi non può che essere superiore a voi come capacità e come possibilità. Tutto questo si insinua sottilmente in voi. Ma possiamo anche parlare di un'altra caratteristica della mente, così come voi l'andate costruendo e ricostruendo, addirittura attraverso la via della conoscenza. Quando, per esempio, vi si dice che per la mente non c'è nulla di vero o di falso, basta solo che ci sia qualcosa che le serva per sopravvivere, voi pensate ad un essere sofisticato che sa riconoscere quel che può esserle utile. E questo rafforza l'idea che la mente sia, dentro di voi, una presenza pericolosa perché più scaltra, più intelligente. Poi, quando ci sentite aggiungere che la mente è un supporto nel vivere il quotidiano, che vi ingabbia anche coi suoi tranelli, l'immagine sottile che costruite dentro di voi, senza rendervene conto, è di un essere furbo di cui non fidarsi. Queste sono concettualizzazioni che nella via evolutiva rendono impellente la necessità di sminuire la mente, addirittura andando verso la non mente, ed è una lotta interiore che vi portate dietro come un nuovo dover essere che, come tutti gli altri, vi mette in croce. Perché la conseguenza di queste immagini e di sentirvi prigionieri di una presenza dentro di voi che non conoscete, che non controllate e che si presenta come un'individualità attiva ed insidiosa. Eppure, questo è necessario attraversarlo, altrimenti non prendete mai le distanze dai processi della vostra struttura mentale. E nemmeno capite che vi state ingabbiando da soli e non ad opera di un non qualcuno rappresentato da una struttura di automatismi. Commento: una voce succede all'entità soggetto nella medianità del professor Attilio Masiero. Per gli amici di evolvenza, questa medianità scardina l'importanza della mente e le toglie il primo posto nell'esistenza umana. Mente che è l'io. Crediamo che il significato di questa fonte sapienziale sia soprattutto questo.